Via. Riprendiamo il discorso di geometria interrotto l'anno scorso. Eravamo arrivati a vedere i criteri di congruenza tra triangoli. Criteri significa regole veloci, regole che facilitano il compito. Congruenza significa, congruenti sono figure geometriche che hanno le stesse misure tra triangoli, poligoni con tre lati. Ok? Ve li ricordate? Sì. Benissimo. Dimmi in uno. Allora. Due triangoli sono congruenti se hanno rispettivamente congruenti due lati e l'angolo tra di essi compreso. Ricomincio, secondo criterio, un lato e i due angoli ad esso adiacenti. Terzo criterio, più facile di tutti, tutti e tre i lati congruenti. Quindi, fatemi ripetere. Perdonate la mia figura, ma... Un lato, un altro lato e l'angolo tra di essi compreso. Primo criterio. Oppure, secondo... un lato e i due angoli adesso adiacenti, secondo criterio, oppure ancora, terzo, fatto da ricordare, tutti e tre i lati. Terzo criterio. Ok? Poi abbiamo visto, non mi ricordo male, alcune proprietà dei triangoli, in particolare tutto ciò che discende dall'applicazione dei criteri, per esempio il triangolo isoscele, a due angoli alla base congruenti, nel triangolo isoscele l'altezza, la mediana, la bisettrice rispetto alla base sono nello stesso segmento e via dicendo. Abbiamo fatto un sacco di lavoro su come applicare i criteri. Ok? Poi, questo in realtà, questo per dirvi, l'avevamo già visto quando abbiamo parlato delle lunghezze o distanze, ma è bene ripeterlo. Se ho tre punti non allineati, A, B, C, quindi i vertici di un triangolo, allora ciascuno dei lati è più corto della somma degli altri due. Ed è più grande della loro differenza. Qui in particolare nella prima diseguaglianza posso avere un uguale ma solo se A, B e C sono allineati. Se A, B e C appartengono alla stessa retta, ci sono allineati, allora AB è lungo come AC più CB. Solo perché A, B e C sono allineati. In generale, quindi, AB è minore o uguale ad AC più CD.
questa diseguaglianza, sono certo che vi dice qualcosa, la parola l'abbiamo appena vista, si chiama diseguaglianza triangolare, perché viene dai triangoli, cioè se la si grafica, la si visualizza bene con i triangoli. Attenzione, l'uguale vale solo se i punti sono allineati, in qualsiasi altro caso uguale è minore. Ok? Un'altra proprietà importante è la seguente. Anche questa mi sembra di averla già vista, ma bene, la ripetiamo. A, B e C, i vertici, consideriamo con le lettere greche gli angoli che stanno nei vertici relativi. Alfa è l'angolo di vertice A, beta è l'angolo di vertice B, gamma è l'angolo di vertice C. In ognuno dei vertici abbiamo un angolo con l'interno e due che si chiamano angoli esterni. L'angolo esterno non è l'esplementare ad alfa, cioè quello che avanza per fare l'angolo giro, ma l'angolo ad esso adiacente. Se io prolungo il lato A, ok? L'angolo adiacente ad alfa, cioè il suo supplementare, si chiama angolo esterno di vertice A. E ne ho due, sono due possibilità. Quello che ho disegnato è anche questa. E sono ovviamente della stessa ampiezza. Perché ovviamente della stessa ampiezza? Perché? Perché sono opposte al vertice. Ottimo, vedo che mi ricordate tutto, fantastico. Vale la seguente proprietà. Preso l'angolo esterno di un vertice qualsiasi, per esempio quello di vertice alfa, quindi alfa primo, l'angolo esterno di vertice A è maggiore di ciascuno degli altri due angoli adesso non adiacenti, cioè sia più grande di beta che di gamma. Tra poco preciseremo meglio questa proprietà. Ok? È tutto chiaro? Quindi per esempio l'angolo di vertice esterno di vertice C è più grande sia di alfa che di beta. L'angolo esterno di vertice B è più grande sia di alfa che di gamma. Ok? Beh, questo per richiamare quanto visto l'anno scorso. Cominciamo con la roba nuova. Ritorniamo a un concetto che abbiamo già visto, ma ripartiamo da qui. Quando dico che due rette sono perpendicolari, indico con R e uso questo simbolo, che R è perpendicolare ad S, se R ed S sono secanti, cioè hanno in comune un solo punto, e inoltre intersecandosi formano quattro angoli della stessa ampiezza. Due rette intersecandosi formano comunque quattro angoli a coppie congruenti, ciascun angolo è congruente al suo opposto.
se tutti e quattro hanno la stessa ampiezza, che per forza di cose misura 90 gradi, cioè 360 diviso 4, allora le rette si dicono perpendicolari. Ok? Alcuni testi dicono, ci sono altri due sinonimi, quindi tu sai, perpendicolari, normali o ortogonali. Due rette normali sono una perpendicolare all'altra. Una rete ortogonale a un'altra è perpendicolare. Attenzione, cosa importante. Se ho una retta R e un punto P fuori la retta, per P passa una e una sola perpendicolare alla retta R. Cioè, questo è il teorema. Presi comunque P ed R, con P fuori di R, o anche su R, esiste un unico, esiste quel punto esclamativo, ce n'è uno solo, retta S, tale che S è perpendicolare ad R e passa per P. Questi geroglifici traducono in simboli il teorema. Ok? Perché? Perché se così non fosse, se ci fossero, quindi dimostrazione per assurdo, se ci fossero due rette perpendicolari ad R, disegniamo l'altra in giallo, questo veramente, ovviamente è un assurdo, ma forse, se fosse per P che ci fossero due rette S ed S' entrambe passanti per P e perpendicolari ad R, che cosa avrei? Avrei un triangolo, chiamiamolo P, A e B, e A e B formano un triangolo, sono tre vertici, ma prendete questo angolo in B, vedete questo, chiamiamolo beta primo, beta è l'angolo interno di vertice B, ma in B avrei un angolo esterno della stessa ampiezza di quello in A, e questo non può essere, perché l'angolo in beta primo deve essere più grande di quello in A, quindi non esiste S' primo, non c'è. La perpendicolare è una sola, c'è ma è una sola. Okay. Oppure potete leggerlo al contrario: se ho due rette entrambe perpendicolari ad R, da cui fare un'altra figura, se S è perpendicolare ad R e anche S' è perpendicolare ad R, allora necessariamente non vale più questa, dov'è? La proprietà che passano entrambe per P, cioè S e S' sono paralleli, non possono avere punti in comune. Posso avere diverse perpendicolari alla stessa retta, ma questi non hanno punti in comune. Ergo sono parallele. Ok? Questo angolo e questo angolo sono congruenti. Succede solo se sono angoli retti? No. No.
con due rette S e S'. Adesso R non è perpendicolare né a S' né a S, ma quest'angolo e quest'angolo come sono tra di loro? Congruenti. È un caso? No. Non è mai un caso. Se S è parallelo a S', questi due angoli sono congruenti, poi vediamo un attimo come si chiama. Perché? Anche qui possiamo dimostrarlo per assurdo. Se non fossero congruenti, vorrebbe dire che, oppure meglio ancora, se queste non fossero parallele, vorrebbe dire che si incontrano in un punto. Ma in quel caso avrei l'angolo esterno di questo vertice congruente all'altro angolo. E anche questo non funziona. Quindi il punto in comune tra S e S' non deve esistere. Quindi vale anche questo verso. Se gli angoli sono congruenti, le due rette non possono essere se non parallele, perché se avessero un angolo in comune avrei un triangolo dove l'angolo esterno di un vertice è congruente a un angolo adesso non adiacente, cosa vietata che abbiamo appena visto. Ergo, se formano angoli congruenti sono parallele. Vale anche il viceversa. Questo è il primo criterio di parallelismo tra rette. È tutto chiaro fin qua? Non lo faccio. Supponete, allora, criteri di parallelismo. Prendete due rette S e S' parallele tra di loro e una terza retta R trasversale, cioè seccante in generale, a entrambe. Con ciascuna delle due rette forma quattro angoli, alfa, beta, gamma, delta, con esse e alfa primo, beta primo, gamma primo, delta primo. Io a me non sono bravo come voglio fare il riferimento, dovete continuare. Vedete la fascia definita dalle due rette parallele? Osservate la trasversale. Gli angoli come alfa e alfa primo, che stanno nella stessa posizione relativa rispetto alle due parallele e alla trasversale, ad esempio alfa occupa la posizione superiore sinistra, così come alfa primo, beta occupa la stessa posizione relativa rispetto a beta primo, ok? Questi tipi di angoli si chiamano angoli corrispondenti, perché stanno nella stessa posizione relativa tra la trasversale e ciascuna delle due parallele. Di fatto, se se le rette che li formano sono parallele, allora e solo allora gli angoli corrispondenti sono congruenti. L'abbiamo appena visto prima. Rette parallele formano con una trasversale angoli corrispondenti che siano congruenti. Quindi alfa è congruente ad alfa primo, beta è congruente a beta primo, gamma è congruente a gamma primo e delta è congruente a delta primo. Non
quattro coppie di angoli corrispondenti sono tutti congruenti l'un l'altro, non tra di loro, l'un l'altro. Ok? L'abbiamo visto per alfa, ma in realtà se alfa è congruente ad alfa primo, anche beta è beta primo, perché beta e alfa sono supplementari, così beta primo è alfa primo. Se alfa e alfa primo sono congruenti, non possono che essere anche beta e beta primo e viceversa. D'accordo? Primo criterio di parallelismo. Rette parallele formano con la trasversale angoli corrispondenti congruenti. Attenzione! Non è vero che per il solo fatto che sono corrispondenti sono congruenti, perché posso avere anche rette non parallele che formano angoli corrispondenti, ma questi non sono congruenti. Perché le rette non sono parallele. Non è che il solo fatto di essere corrispondenti garantisce che siano congruenti, sono congruenti perché le rette sono parallele e viceversa. Se gli angoli corrispondenti sono congruenti, allora le rette sono parallele. Anche rette non parallele formano con la trasversale angoli corrispondenti, ma questi non sono congruenti. Inoltre, angoli che stanno all'interno della fascia di piano definita dalle due parallele S ed S', ok? E in semipiani opposti rispetto alla trasversale, qui avevamo delta e qui delta primo, se sono entrambi lati angoli interni alla zona delle due parallele, li chiamo angoli interni. Stando in semipiani opposti, uno in un semipiano, l'altro in un altro semipiano rispetto al trasversale, sono angoli coniugati interni. No, scusatemi, alterni interni. Cioè delta e beta primo sono alterni, uno di qua, uno di là, interni. E rette parallele formano angoli alterni interni congruenti. Sono due coppie di angoli alterni interni, delta beta e gamma alfa primo. Viceversa, gli angoli alfa e gamma sono alterni e esterni, perché non appartengono alla fascia interna tra le due parallele. Rette parallele, angoli alterni interni congruenti. Secondo criterio. Alfa gamma primo, angoli alterni esterni. E beta delta primo. Due rette parallele formano con trasversale angoli alterni interni ed alterni esterni congruenti. Ultimo criterio. Riguarda angoli che stanno nello stesso semipiano rispetto alla trasversale, beta e
gamma prima, questi due angoli stanno nello stesso semipiano rispetto alla trasversale, ma sono nella fascia esterna. Ok? E se S è parallelo ad S', allora le due rette formano angoli. Questi si chiamano coniugati, perché stanno dalla stessa parte della trasversale, esterni, che sono non congruenti ma supplementari. Beta più gamma primo è 180 gradi. E analogamente alfa e beta primo sono supplementari, in quanto anch'essi coniugati esterni. Lo stesso si può dire dei coniugati interni. Gamma e beta primo hanno un totale di 180 gradi, sono supplementari, coniugati interni, e delta e alfa primo sono anch'essi coniugati interni e sono supplementari. Morale della favola: due rette parallele con la trasversale formano angoli corrispondenti congruenti. Alterni esterni congruenti, alterni interni congruenti, coniugati interni supplementari, coniugati esterni supplementari. Ok? Prima conseguenza di questi criteri, detta anche il teorema dell'angolo esterno. Definiamo meglio la proprietà che abbiamo visto poco fa. Preso un triangolo qualunque, ABC, prendo uno qualunque degli angoli esterni di qualunque vertice, quindi questo è l'angolo alfa, l'angolo beta, angolo gamma, prendo beta primo, angolo esterno di vertice B. Okay. Il teorema afferma che beta primo è congruente ad alfa più gamma. In un triangolo qualsiasi, ciascun angolo esterno di dato vertice è congruente alla somma dei due angoli interni ad esso non adiacenti. Ricordate, abbiamo appena visto che ciascuno è più grande degli altri due per forza, perché è congruente come la somma. Questo non posso dimostrare questa volta. Immediata conseguenza di questo teorema, che dimostreremo la volta prossima, è che la somma degli angoli interni è congruente all'angolo piatto. Qualunque triangolo io disegni, la somma dei tre angoli interni dà come risultato l'angolo piatto. Questo è
questo è un teorema che dimostra. E questo è legato al quinto postulato degli elementi di Euclide. Se lo ricorda? Data una rete e un punto esterno alla retta, per questo punto esiste un'unica parallela alla retta data. Questo caratterizza tutto l'edificio, l'enorme edificio della geometria euclidea. Ok? Ed è un postulato. Questo invece lo dimostriamo la volta prossima.